Allora, in che cosa consiste il progetto BES? Il progetto BES è un progetto che è partito lo scorso anno scolastico sulla base del rapporto che era stato predisposto dall'Istat e dal CNEL relativo alla valutazione del benessere in Italia. Quel rapporto è stato reso pubblico agli inizi di aprile. Abbiamo lavorato con le quinte dello scorso anno e abbiamo lavorato in particolare per evidenziare nell'ambito dei 12 domini in cui è articolato quel rapporto la situazione dell'Italia, mettendo a fuoco e in evidenza quelli che sono gli aspetti critici e gli aspetti anche di forza del nostro Paese. Quest'anno il progetto va avanti, ovviamente con nuove classi, nuovi ragazzi, e abbiamo affrontato adesso il secondo step di questo progetto, cioè l'analisi della situazione del Friuli nell'ambito di questo rapporto. Da questo lavoro sono venuti fuori 117 grafici relativi ciascuno a uno degli indicatori che sono stati utilizzati nel rapporto per analizzare la situazione dell'Italia e delle diverse regioni. Abbiamo messo il Friuli Venezia Giulia a confronto indicatore per indicatore con la media nazionale, ma non ci siamo accontentati, l'abbiamo messo anche a raffronto con la regione più virtuosa nei singoli indicatori e con la regione maglia nera, per così dire, quella più critica. Ecco, che Friuli Venezia Giulia emerge da questa analisi? Emerge un Friuli Venezia Giulia che ha più luci che criticità in questo contesto. Possiamo dire che Friuli Venezia Giulia è un'eccellenza assoluta per quanto riguarda alcuni campi dell'innovazione, per la capacità in particolare di innovare nei processi produttivi e di innovare per quanto riguarda i prodotti. Lì siamo ai vertici assoluti. Abbiamo anche alcune criticità significative, l'incidenza di alcune patologie, tumori, ma anche mortalità per demenza. Abbiamo criticità che forse potevamo anche prevedere per quanto riguarda l'abuso di sostanze alcoliche. Ma quello che più colpisce è, direi, che siamo in posizione critica per quanto riguarda l'incidenza della violenza sessuale sulle donne. E abbiamo situazioni critiche anche per quanto riguarda il rapporto genitori e figli, perché evidentemente i friulani molto dediti al lavoro finiscono poi per essere penalizzati per quanto riguarda le relazioni anche all'interno della famiglia, il rapporto anche con i bambini, il tempo dedicato ai bambini. Abbiamo criticità per quanto riguarda, non so, il sovraffollamento delle carceri con un indice 1,57, quindi un detenuto e mezzo abbondante rispetto ai posti letto regolari. Però sostanzialmente un Friuli Venezia Giulia promosso da questa analisi? Sì, complessivamente sì, anche se il raffronto con i territori più virtuosi premia quasi sempre, per la gran parte degli indicatori, premia Bolzano e Trento. Il che significa che il benessere nei diversi settori dipende anche da come sono organizzati i servizi e dipende anche tutto sommato da un benessere economico, anche se questi indicatori di benessere vogliono svincolare la valutazione del benessere da una pura considerazione di PIL e di reddito nazionale. Ok, Federica, il tuo ruolo all'interno del progetto BES? Dunque, io mi sono occupata soprattutto della regione Friuli Venezia Giulia e ho evidenziato quelli che sono gli elementi positivi ma anche negativi della nostra regione rispetto al resto dell'Italia. E diciamo che sono emersi più punti di forza che criticità, anche se molte situazioni problematiche oggi sicuramente sono peggiorate ulteriormente a causa della crisi economica. Ci puoi fare un esempio di un punto di forza che ti ha impressionato in particolare? Ma tra i punti di forza sicuramente il fatto che ci sono molte persone che praticano attività fisica e questo significa che probabilmente le persone stanno diventando più consapevoli che sia importante il movimento oltre che una sana alimentazione per rimanere in salute.
E un punto negativo invece? Un punto negativo è probabilmente la partecipazione delle donne in Parlamento. Infatti c'è un numero molto basso di donne friulane nel nostro Parlamento italiano. Il tuo ruolo all'interno del progetto BES? Allora, per il progetto BES è stato più che altro un lavoro di gruppo, tuttavia molti di noi è stato chiesto di focalizzarsi su ogni dominio, e io mi sono occupata dell'ambiente e abbiamo notato che per quanto riguarda al Friuli Venezia Giulia c'è una particolare attenzione all'ambiente urbano e una protezione delle aree forestali. Tuttavia però si evidenziano ancora delle carenze nella disponibilità di urbano anche a disposizione dei cittadini, in particolare per svolgere attività fisiche che sono sempre importanti per la salute. Ecco, un aspetto positivo di questa tua ricerca che è emerso dal rapporto? Appunto il fatto che il Friuli Venezia Giulia si occupa molto e ha importanza rilevante nell'attenzione delle aree forestali e protette e nella bonifica dell'ambiente. E uno negativo invece? Magari è sempre in tema ambientale? Sempre in tema ambientale, appunto un lato negativo è la scarsa ancora disponibilità di aree verdi a disposizione proprio dei cittadini stessi per poter vivere il proprio tempo libero.